Ostriche e champagne, viene giù la valanga, spasso lo ski pass, settimana baica, na 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 na. Mancherà questa canzoncina, vero ragazzi? Mi raccomando, scaricate la canzone del pagante, settimana bianca, e ve la mettete come suoneria, anzi non come suoneria, come sveglia del telefono, perché la mattina vi dovete così, vi dovete alzare tutti incazzati, così poi la giornata può solo migliorare. Allora, oggi ultimo video, lo so, mi dispiace ragazzi, non siate tristi, non siate afflitti, non siate scoraggiati, ma soprattutto non siate... Allora, oggi mi metto anche più comodo, mi svacco di più perché è sabato, dovrebbe essere sabato, cioè, oggi per me non è sabato realmente, però se la programmazione sarà poi giusta, oggi dovrebbe essere sabato mentre vedete questo video. Ma dubito che possa farcela, speriamo di sì. Allora, oggi ci manca la frutta, giusto? E ragazzi, quindi questa settimana ci siamo tenuti compagnia praticamente tutti i giorni, perché ho fatto uscire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e anche sabato un video. Abbiamo parlato di tutta la settimana dei Baika, non a caso il titolo appunto di tutti questi video è stata Settimana Baika, e in tutta la settimana vi ho fatto vedere insomma le prove con vari liquidi con tre atomizzatori di casa Vape System, quindi il Baika V10, il Baika SE e il Kalman V5. Abbiamo visto i tabacchi singoli, come si sono comportati, sia i chiari che gli scuri, abbiamo visto le misture, abbiamo visto gli aromatizzati, ieri abbiamo visto i cremosi, oggi non ci manca che andare a provare i fruttati, le frutte. Io lo so che oggi sarà un giorno di discordia, io lo so, perché sarò radiato dall'albo dei vapers dopo aver fatto questa cosa. Michi, metti il fruttato dentro i Baika, è impazzito. Io già lo so che scatenerò l'ira funesta di tutti, lo scandalo dell'anno. Io, cioè, voi immaginate il TG1 che apre edizione straordinaria, ragazzi. YouTubers sconsiderato, sgradevole e soprattutto pericoloso, pericoloso. Decide di mettere la frutta in un Baika V10. E attenzione, non prendete a modello, non prendete ad esempio queste persone, statene alla larga. Sono persone che vanno curate, sono persone che vanno aiutate, ma sono soprattutto persone che vanno eliminate. Col Baika V10 è la frutta dentro, è la frutta del Baika V10. Considerato di uno YouTubers. Ah, poi nel mondo sì, continuano le solite guerre, le solite carestie, il mondo sta andando a puttane, il clima sta andando a puttane, le persone stanno morendo. Ragazzi, però la notizia principale è la frutta nel Baika V10. Come si è permesso Miki di fare una roba del genere? Spero che YouTube gli chiuda il canale. Allora, venendo a noi, dobbiamo provare la frutta oggi, dobbiamo provare la frutta. E la frutta è l'unico che non ho provato negli scorsi giorni. Tutti gli altri li ho provati, me li sono segnati, ho fatto tutto quello che avete visto nei video dei giorni precedenti. La frutta ho detto non la provo, cioè non la provo durante la giornata, ma la provo in reaction, giusto per fare anche qualcosa in reaction e per tenere lo stile che le frutte le faccio in reaction, ok? Ho detto facciamo qualcosa di diverso. Naturalmente potevo scegliere una frutta a caso? No, anche se poi in realtà di frutta vera e propria non si tratta, ma ho deciso di scegliere per questa prova il Energy Tab di casa Supreme. È vero che non è una frutta vera e propria, so che vi aspettavate magari una frutta vera e propria. No, qui abbiamo il sapore Energy Drink, però anche quello è un sentore fruttato, perché nell'Energy Drink di solito la base è ciliegia, lampone, frutti rossi, insomma, quelli sono i sentori, sono sentori fruttati. Sicuramente non è un cremoso e non è un tabaccoso, sta roba, anche se qui una base di tabacco sintetico c'è, però diciamo che il grosso lo fa l'Energy Drink, che per me è una bevanda a base di frutta, quindi non si capisce bene quale sia la frutta, però secondo me frutta è. Con cosa cominciamo? Cominciamo col Baika SE, dai. Ah, naturalmente, ragazzi, stessa resistenza
per tutti e tre gli atomizzatori. 27 gauge di Cantala 1, 5 spire su punta da 2,5. Questa è la resistenza che ho usato praticamente tutta questa settimana per assaggiare tutti i liquidi. Quindi stessa condizione per tutti e tre gli atomizzatori. Buono, buono, cioè si sente tutto, lo spettro aromatico dell'energy drink si sente tutto, sia nelle note acidule che nelle note dolci, si sente equilibrato in una maniera incredibile, si sente bene, 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 un pelo di più la nota dolce rispetto a quella acidula, però viene fuori bene, dà proprio gusto, sentite com'è umida, recettiva, quindi vuol dire che esce fuori alla grande. Vediamo subito al V10. Eccolo qui, anche qui c'è dentro il liquido. Viene fuori più intenso aromaticamente, ma meno sbilanciato sul dolce, mentre esce un po' di più quella nota acidula dell'energy drink. Buono. È quasi più fedele al gusto vero dell'energy drink rispetto a prima che tirava un pelo troppo sul dolce, qui sbilanciato sull'acidulo, ma è esattamente poi quello che vi rimane in bocca quando bevete una bevanda di questo tipo. Molto, 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 molto piacevole il V10, ragazzi. Fotonico, fotonico. Nonostante i moralisti e i puristi mi denunceranno per questa cosa, ma la frutta nel V10, o meglio, l'energy drink nel V10. Facciamo l'ultima prova e vediamo nel Cayman V5. Qui il liquido non si vede, però è all'interno, ragazzi. Mazza, qui proprio dritto, Qui arriva subito, è dritto. Qui l'aroma è bello dritto, bello diretto. C'è poco di cremoso, c'è poco di avvolgente, bello sezionato. Qui spicca anche di più la parte tabaccosa sintetica. Tira al secco, molto molto al secco, poco dolce e più acidula, più tonica, mettiamola così, Qui viene fuori il tonico dell'energy drink. Tanta, tanta roba. È dura, ragazzi, è dura oggi dire chi vince, perché con questa categoria di liquido, quindi con qualcosa di dolce in bocca, quindi qualcosa di fruttato, ognuno tira fuori il meglio. Dipende dai vostri sentori. Nell'SE tira fuori un po' di più la parte dolce, ok? Rimane più presente la parte dolce della parte acidula e quindi è buono. Nel V10 tira fuori un po' di più la parte acidula, quindi più fedele al sentore che avete in bocca quando usate la bevanda, quindi buono. E nel V5 secchezza un po' maggiorata, spicca un po' di più in questo caso la parte tabaccosa che c'è all'interno del liquido, ma anche qui sentite tanto la parte acidula e tonica del liquido. Quindi, ragazzi, oggi non faccio vincere nessuno perché li uso tutti e tre, tutti e tre, pur avendo la stessa sensazione aromatica, cioè il liquido è lo stesso in tutti e tre, e lo sentite che in bocca è lo stesso identico liquido, però ognuno accentua delle note che lo rendono buonissimo. Quindi ragazzi, oggi non faccio vincere nessuno, sono tutti e tre atomizzatori eccellenti. Se proprio devo far vincere uno su tutti, ma in generale, parlando di tutta questa settimana, non solo di oggi, devo dire che nella completezza di tutto, se uno vuole prendere un atomizzatore che va bene davvero su tutto e in maniera equilibrata su tutto, direi che forse questo V10 di casa Vape System ha quella piccolissima spintarella in più che su tutti non si sbaglia mai, e soprattutto il tiro del Baika V10 è un gran bel tiro, il migliore forse che ho sentito fino adesso in centinaia di atomizzatori che ho utilizzato in questi anni di svapo. Il tiro è fotonico di questo atomizzatore. Quindi ragazzi, questo è tutto per la settimana Baika, ed è tutto anche per il Baika V10, è tutto insomma per
per tutto quello che riguardava questo mondo e questa recensione. Ho deciso di frammentarla, di parlarvene in maniera dettagliatissima a 360 gradi in tutte le sue sfumature. Spero che questa cosa vi sia piaciuta, spero che questa cosa vi abbia reso una visione più ampia di questo atomizzatore in maniera tale che siate più consapevoli nell'eventuale scelta di prenderlo o meno. Questo è tutto, noi ci rivediamo come al solito, non domani perché domani è domenica, fatemi prendere un giorno di riposo, ma ci vediamo poi da lunedì per le nuove recensioni, nuovi prodotti, nuovi liquidi e quant'altro, e quindi io vi auguro come al solito una buona giornata a tutti e una buona vita a tutti e fine della settimana. Bye!